Apertura con il fo per il ritorno alla vita del Teatro Marruccino di Chieti. Archiviati i lavori e soprattutto il lockdown anche culturale, la prestigiosa sala torna ad essere l'orgoglio della città. Presidente Angeloni, che Marruccino riconsegnate alla città? Alla città riconsegniamo il Marruccino della tradizione, con un vestito però completamente nuovo, pronto ad assumere tutta la sua responsabilità di fulcro della cultura teatina nel secondo millennio. Questo è un fatto molto molto importante, perché intorno a questo teatro, intorno a questi uomini e a queste situazioni saranno costruiti i più meravigliosi progetti che questa città si possa aspettare nei futuri anni. Speriamo veramente di avere la possibilità di seguirli tutti, perché siamo convinti che il successo di Chieti Alta e di Chieti tutta in generale ripartirà esattamente da questo. I contenuti arriveranno, ma intanto c'è un contenitore straordinario. C'è un contenitore straordinario e le dirò che anche in termini di contenuti stiamo avendo delle grandi soddisfazioni, perché in questi giorni stiamo ovviamente già progettando la stagione di prosa e qualche compagnia di qualche grosso personaggio storceva un po' la bocca. Quando i miei collaboratori mi hanno chiesto come possiamo farla a convincerli, dice: mandategli le fotografie di quello che siamo. Abbiamo avuto delle risposte immediate.